Oggi esploreremo un aspetto fondamentale della nostra vita, la capacità di dire di no. È un'abilità che può migliorare significativamente la nostra salute mentale e le nostre relazioni. Io sono Gerry Grassi, psicologo e terapeuta. Segui il video fino alla fine e ricordati di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato su tutto quello che posso fare per te. La capacità di dire di no è spesso sottovalutata, ma è cruciale per la nostra autenticità e il nostro benessere. Esploriamo perché molte persone trovano difficile pronunciare questa parola e quindi quali possono essere le conseguenze di un sì costante. Siamo spesso indotti a credere che dire di sì sia sinonimo di generosità, di disponibilità e desiderio di aiutare gli altri. Tuttavia, molte persone trovano estremamente difficile dire di no anche quando sarebbe la scelta più saggia per il proprio benessere. Ecco alcune ragioni comuni dietro questo tipo di difficoltà. Adesso ti elencherò 7 punti, fammi sapere nei commenti quelli che ti toccano maggiormente. Punto numero 1, la paura del rifiuto. Molte persone temono che dire no possa essere interpretato come un rifiuto personale. Vogliono essere accettate e apprezzate dagli altri e il timore di essere viste come egoiste o poco disponibili può essere qualcosa di estremamente travolgente. Punto numero 2, il bisogno di approvazione. La necessità di essere approvati è profondamente radicata in molti di noi. Dire sì può sembrare un modo per ottenere l'approvazione degli altri, anche a costo del proprio tempo e del proprio benessere. Numero 3, evitare conflitti. Alcune persone evitano di dire di no per paura di creare dei conflitti o delle tensioni nelle relazioni. Tuttavia, la mancanza di assertività può portare a una crescita personale limitata e a una potenziale sofferenza che può essere anche molto silenziosa ma molto potente. Numero 4, senso di responsabilità eccessivo. Chi ha difficoltà a dire di no può sentirsi eccessivamente responsabile del benessere degli altri, mettendo le esigenze altrui al di sopra delle proprie. Questo può portare a un senso di sopraffazione o anche di burnout. In studio mi capita molto spesso di vedere ad esempio nonne che si sentono obbligate a tenere, a occuparsi dei nipoti a costo di annientare la propria stessa esistenza. Numero 5, la mancanza di abilità nell'assertività, l'abilità di essere assertivi. L'assertività, ovvero la capacità di esprimere i propri pensieri e sentimenti in modo chiaro e rispettoso, è un'abilità chiave. Chi ha difficoltà a dire di no potrebbe non aver sviluppato a sufficienza questa competenza. Numero 6, la paura di perdere delle opportunità. Alcune persone temono che rifiutare un'opportunità possa portare a perdere dei futuri vantaggi o delle occasioni. Questo timore può spingerle ad accettare più di quanto si possa in effetti gestire. Numero 7, il ruolo sociale. Spesso il ruolo sociale attribuito a ciascuno di noi può influenzare la nostra propensione a dire o a non dire no. Ad esempio, genitori, amici o colleghi potrebbero sentirsi obbligati a soddisfare delle aspettative specifiche. Riconoscere queste sfide è il primo passo per sviluppare la capacità di dire di no quando necessario. L'equilibrio tra il prendersi cura degli altri e il prendersi cura di se stessi è essenziale per una vita sana ed appagante. Imparare a dire di no con rispetto e chiarezza può portare a una maggiore autenticità e a un maggiore benessere personale. A proposito, come ti ho chiesto prima, tu per caso hai mai messo in atto alcuni di questi comportamenti? Scrivimelo nei commenti. Aspetto un tuo commento su questo perché così possiamo iniziare a discuterne insieme. Considera che dire di no non solo protegge il nostro tempo e le nostre energie, ma contribuisce anche a stabilire dei confini sani nelle relazioni. Esploriamo come questa abilità possa migliorare la nostra autostima e il nostro senso di controllo sulla nostra stessa vita. Come possiamo quindi sviluppare questa abilità? Lo faremo in un altro video specifico, quindi dall'ascolto di se stessi alla pratica della comunicazione assertiva esploreremo strumenti pratici che possono rendere più facile il pronunciare questa parolina, il no, quando appunto è necessario. In conclusione a questo video, che spero ti sia piaciuto, la capacità di dire di no è una competenza chiave per il nostro benessere. Invito ciascuno di voi, invito te a condividere le tue esperienze e riflessioni nei commenti. Se trovi utile questo contenuto, non dimenticarti di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su argomenti importanti come questo. Io sono uno psicologo e sono qui per guidarti in questo percorso di crescita personale. Grazie per essere stato qui con me anche oggi e noi, come al solito, ci vediamo nel prossimo video.